È stato inaugurato all'Aquila il 13° anno accademico della Scuola di Alta Formazione Politica dell'Associazione Magna Carta, presieduta dal senatore Gaetano Quagliariello, il quale ha dedicato il suo intervento al riequilibrio economico e produttivo delle aree interne. È la 13ª scuola di Magna Carta, quest'anno si occupa soprattutto in particolare dei problemi delle aree interne e l'Aquila è un po' la capitale di questa problematica. È il capoluogo della regione che ha subito due terremoti, è una città dell'Appennino ed è la città dove la ricostruzione è a un punto nodale. Se andrà avanti, gli sforzi anche economici che hanno fatto tutti gli italiani per salvare questa città andranno a buon fine. Se si blocca, questo rischia di essere un più grande sperpero della politica. Intanto il governo giallo-verde è stato bocciato dall'Europa, ecco, lei che giudizio dà sulla manovra finanziaria? Il mio giudizio è negativo, non per il 2,4, per il rispetto del 2,4, ma per quello che si fa di questi soldi. Se i soldi vengono spesi per creare più occupazione, più sviluppo, sono ben spesi. Se è spesa improduttiva, un paese in difficoltà rischia di essere ancora più in difficoltà. Commovente e articolata la lezione magistralis sul tema il rispetto e la memoria, affidata all'ex capo dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, che gestì l'emergenza terremoto prima a San Giuliano di Puglia e poi nel 2009 in Abruzzo, dove in pochi mesi sistemò oltre 60.000 persone nelle New Town e riaprì tutte le scuole. Sono molto lieto di questo invito, mi dà l'occasione di tornare in una città alla quale sono ovviamente molto legato e magari raccontare anche un po' l'esperienza che abbiamo vissuto tutti insieme proprio qui all'Aquila in quei 10 mesi. Tra l'altro le New Town famose, contestate all'inizio, adesso sembrano diventare un modello per tutti i casi in cui ci sia un terremoto di mezzo. Se fai le cose che vogliono tutti, li accontenti il giorno dopo, ma dopo un anno si deve ricominciare da capo. Se tu magari hai una visione che va oltre, susciti perplessità, ironie, polemiche, ma poi dopo 10 anni cominciano a darti ragione. Preferisco appartenere a questa seconda categoria. Bertolaso, tirato per la giacca, ha parlato anche della sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo e ha manifestato la volontà di partecipare al 16° anniversario della tragedia di San Giuliano di Puglia il prossimo 31 ottobre per ribadire, ha detto, l'affetto che lo lega alle famiglie dei bambini deceduti. Mi hanno candidato a fare il sindaco di Roma, poi hanno detto che dovevo fare il presidente della regione Lazio, poi mi hanno chiesto di fare il presidente della regione Marche, poi il presidente della regione Molise, poi anche il presidente dell'Abruzzo. Alla fine mi chiederanno pure di fare il presidente del consiglio, che cosa devo voler dire. Io faccio il nonno e sono contento di fare il nonno. Ma poi io non sono molto portato per le campagne elettorali, perché in campagna elettorale bisogna dire un sacco di balle, bisogna fare un sacco di promesse che si sa che non verranno mantenute. Io sono abituato a dire quello che penso, quindi qualcuno ha detto che io sono un pessimo candidato e potrei essere un ottimo governatore. Tornerà a San Giuliano di Puglia il prossimo 31 ottobre. È proprio quello che sto pensando di fare. Ho tutta una serie di questioni da risolvere, ma penso che quella mattina, come ogni volta che ho potuto, sarò lì vicino alle mamme e ai papà dei nostri bambini.